sarà la prossima riforma che proporrà il capo del governo. Invece che mettere delle camere, mettiamo tre esperti seduti, non eletti da nessuno. Adesso è uno stabilimento di interesse nazionale, se così è gestito sul piano ambientale e sanitario così delicato da tre esperti che non fanno parte dell'Istituto Superiore di Ricerca Ambientale, che non sono neanche nel testo base del decreto coordinati dai ministeri Ambiente e Salute, è un'idea decisamente malsana. Per cui perlomeno cerchiamo di indirizzare l'opera di queste persone con gli atti già esistenti, quindi il piano sanitario della Regione. Onorevole Bratti. Presidente, rispetto a queste questioni, volevo dire alcune cose che poi spero siano utili anche nella discussione degli emendamenti successivi. Ora, come ho detto fin dall'inizio, è evidente che qui si è scelto una procedura che non è una procedura ordinaria e quindi l'emendamento 1.40 non è accettabile perché fa parte invece di un ragionamento che riguarderebbe ciò che è ordinario, che per l'amor di Dio è lecito pensare che sarebbe necessario, sarebbe più utile proporre un percorso di carattere ordinario, ma visto che, l'abbiamo già detto, stradetto e ridetto, siamo in una fase di straordinarietà, è evidente che questo non è possibile. Però in questa fase di straordinarietà non è che si rinuncia né al tema delle tutele sanitarie né tanto più di quelle ambientali. Va letta attentamente, chiedo ai colleghi davvero di leggere in dettaglio la procedura. Tra l'altro, in un lavoro, vorrei dire, fatto anche, spero, in maniera condivisa, credo in maniera condivisa in commissione su questi aspetti, uno, abbiamo introdotto che questo comitato di esperti si avvale del sistema delle agenzie ambientali. Nel sistema delle agenzie ambientali ci sono almeno 5 agenzie che hanno una strutturazione di un servizio epidemiologico molto importante, che può essere, no, che deve essere utilizzato dal Comitato degli Esperti per fare le valutazioni di carattere complessivo. E questo io credo sia stato un emendamento assolutamente importante. Dopodiché abbiamo spiegato la questione del Ministero della Salute che attraverso un impegno diretto del governo formale, in tutti gli atti che verranno fatti dal Ministero dell'Ambiente ci sarà un coinvolgimento diretto del Ministero della Salute. Questo, insomma, per dare le necessarie garanzie che questa procedura, per quanto straordinaria, per quanto complessa, terrà conto assolutamente di quelli che sono sia gli aspetti di natura ambientale che di carattere sanitario. Poi è chiaro, se uno continua a sostenere che ci vuole un procedimento ordinario, è come posso dire, un parere assolutamente legittimo, ma a questo punto non saremo qui a discutere dell'attuale decreto. La ringrazio. Onorevole De Lorenzi, a titolo personale, prego. Grazie Presidente. Finalmente con le parole dell'onorevole Bratti il PD getta la maschera. È ovvio che si assicura un trattamento assolutamente privilegiato ai nuovi industriali. Onorevole Bratti, io capisco che questo la può far sorridere, ma veramente qui stiamo ridendo di una tragedia. Non è pensabile che domani un qualunque altro gruppo industriale, qualunque altra attività economica che si trovi in una situazione di emergenza chieda lo stesso trattamento. Si tratta di una volontà politica, Presidente, di voler derogare alle norme, al codice dell'ambiente, a qualcosa che è stato previsto dal legislatore, proprio per ricomprendere tutte le possibilità. Quindi non si venga a dire che questo decreto necessariamente debba avere anche quella strada, perché una decretazione di urgenza.